Allora, eccoci qua. Inizia questa nuova puntata di G-Factor e oggi il super ospite di questa sera per questa chiacchierata è Vincenzo Moretti. Allora, io ho aspettato come al solito il solito minutino per far arrivare un po' di persone prima di iniziare con la nostra chiacchierata. Vedo già un po' di gente collegata, sia su Facebook che su YouTube, quindi direi che possiamo iniziare. Vincenzo, che ne dici? Iniziamo. Sì, sicuramente, dai, sono contentissimo. Grazie, buonasera a tutti, naturalmente. Vincenzo, io in queste chiacchierate che faccio, non le voglio neanche chiamare interviste a volte, che è troppo, non lo so, troppo complicato come termine. Queste chiacchierate, io di solito diciamo, ho una domanda iniziale per rompere un po' il ghiaccio. Che non è la solita domanda di presentazione, quindi non ti dirò Vincenzo chi sei, eccetera, eccetera, ma ti dirò Vincenzo, dimmi tre parole che ti rappresentano e poi ce le spieghi anche. Scegli tre parole che secondo te rappresentano Vincenzo, qualche cosa importante di te, della tua vita, del tuo percorso, e poi ce le racconti pure, ci spieghi anche il perché. Vabbè, la prima che mi viene è lavoro ben fatto. Sono già tre parole, vero? No, 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 è un hashtag, è lavoro ben fatto. Ok, va bene, La allora sì. seconda parola, sempre vivila come un hashtag, è persone, comunità, persone. E la terza scelgo bellezza. La terza scelgo bellezza perché c'ha, diciamo, come dire, c'ha a che fare con le persone e con il lavoro ben fatto. Questo, ti dico un po' anche perché io, dici Sì, tu. voglio, scendi in dettaglio. Come mai hai scelto queste tre? Spiegacelo un po' meglio. Vabbè, il lavoro ben fatto perché, diciamo, da quando è entrato per la prima volta nella mia vita, che avevo 11-12 anni, e mio padre in queste famiglie maschiliste di, diciamo, più di 50 anni fa, per parlare di lavoro, si scelse come interlocutore il figlio più grande, diciamo, il primo figlio, e quella sera, ripeto, avevo 12 anni, e quella sera mi parlò del lavoro preso di faccia, che era la sua versione. Lui mi fece una distinzione tra il lavoro preso di faccia e il lavoro a media media. Il lavoro preso di faccia è quello lì che tu fai con rigore, con passione, con amore, con impegno. Il lavoro a media media è quello che tu fai per far passare la giornata. Ora, questa roba qui, in quella giornata sua, era stata una cosa abbastanza particolare perché aveva creato un conflitto con uno dei suoi migliori amici su un lavoro che bisognava fare. Lui era il caposquadra, lui optò per fare il lavoro più difficile perché c'era un intero isolato di persone senza corrente elettrica, lavoravano all'Enel, operaio all'Enel, e l'amico suo diceva: "Ma noi siamo i primi che siamo arrivati, possiamo scegliere che fare, ci sta l'ordine di servizi, ci sta anche un altro lavoro più facile, perché noi andiamo a fare quello più facile, quello che arrivano dopo fanno il più difficile". E mio padre, insomma, andò abbastanza su tutte le furie, si fece come diceva lui, come ci tenne a dirmi quella sera. Poi l'ho scritto anche nel libro, poi magari più avanti ne parliamo, ma insomma, lui mi disse: "Guagliù, ragazzo, non per autorità, ma perché è giusto. Se ci stanno le persone senza corrente, noi gli dobbiamo portare la corrente. Non c'entra che era il caposquadra, c'entra il fatto che era una cosa giusta". Ora tu immagina un ragazzino di 12 anni di allora che non funziona come mo. Cioè, mio padre ci guardava e ci faceva, a me mi guardava e mi faceva piangere, cioè non aveva bisogno di darmi uno schiaffo. Lui mi guardava in un certo modo e io piangevo, voglio dire, cioè, aveva dei messaggi educativi con gli occhi molto forti, insomma,
è difficilissimo, che ci ha dato degli schiaffi, li abbiamo pure presi, ma era complicato, perché lui aveva dei meccanismi suoi per farti capire che quella cosa lì non andava bene. Ora, quella roba lì, che poi naturalmente ha attraversato tante strade, adesso non ti immaginare, non vi immaginate come se ho passato tutta la mia vita solo, però quella roba lì è una cosa che è entrata nella mia testa, certo. E non se n'è andata più, non se n'è andata più. Impressa. E nelle varie cose che ho fatto, io questo lo posso dire, per esempio quando ho deciso di fare sociologia, dopo aver preso un diploma di perita elettronica, che è stata la cosa più orribile di studio della mia esistenza, perché ero completamente negato, venivo rimandato ogni anno alle materie più importanti. Però quando poi, dopo un altro epico colloquio con lui, avevo già 19 anni, quindi non ero disponibile a fargliela buona, gli dissi che, perché lui voleva che io andassi all'università, che io dovevo fare l'università che mi piaceva, e quindi sociologia, e lui mi domandò che lavoro si fa, e io gli risposi si rimane disoccupati, e lui mi guardò molto seriamente e mi disse: scusa, ma se si rimane disoccupati perché lo vuoi fare? E io gli dissi: perché mi piace, e penso che se faccio finalmente quello che mi piace, nella vita posso riuscire a fare delle cose che per me sono importanti. Lì la discussione era se lui mi pagava o non mi pagava gli studi, o se io avrei cominciato a fare concorsi nelle ferrovie. Allora si poteva fare ferrovie, post, ospedali, insomma di solito uno con un minimo di testa ce la faceva. La maggior parte degli amici, compresi mio fratello, il secondo, ma degli amici su tutto ferroviere, cioè quel gruppo di secondigliani, stanno tutte nelle ferrovie dello Stato. Mio padre la chiamava sociologia, non sociologia, e io non riuscivo a fargli dire sociologia, perché lui continuava a ripetere sociologia, però alla fine, quando io gli spiegai che mi piaceva, lui mi disse questa cosa meravigliosa: non ti preoccupare, perché insomma io l'ho messo di fronte, dice: guarda, se tu mi paghi gli studi, devo fare sociologia. Se tu non ce la fai per mille motivi, perché io ci penso dopo, nel frattempo faccio il concorso e vado a lavorare. E lui mi disse: tu non ti preoccupare, studia, fa sociologia, che a lavorare, come ho lavorato sempre, ci penso io. Diciamo, quindi ti pago lui gli studi? Ti pago sì, lui sì, gli studi. Sì. Io non ho, diciamo, è questa... A mio padre è dedicato il mio ultimo capitolo nel libro, dove racconto proprio anche queste cose, perché c'è un elemento di profondità che è molto importante. Persone, vado più veloce, anche se pure persone è importante assai. Quando a inizio anno comincio il corso all'università e spiego agli studenti che non c'ho una, cioè non mi manca nulla per vivere, naturalmente sono una bellezza, però detto questo non ho proprietà, non c'ho soldi particolari, cioè non è, però sono uno degli uomini più ricchi del mondo. Naturalmente i ragazzi, sai, 20, 21, 22 anni, rimangono un po', dicono: questo è scema, oppure fammi vedere, come dicevo Totò, questo stupido dove vuole arrivare. Ma io glielo spiego dove voglio arrivare, e gli racconto del mio amico Salvatore Vica, che appunto mi posso permettere di definire amico, diciamo, anche mo sono anni che non ci vediamo, però come dire, sono stato amico, ho frequentato un filosofo per me straordinario, un uomo straordinario come Salvatore Vica. Lui, in un suo libro meraviglioso dell'incertezza, a un certo punto definisce i criteri per definire la qualità delle nostre esistenze. Le chiama le 10 proposizioni connesse. Sto parlando del 1997. E in questo libro, che si chiama Dell'incertezza, 3 meditazioni filosofiche su ciò che vi è, su chi siamo e su ciò che per noi vale, a un certo punto dice che uno dei criteri per definire la qualità delle nostre vite è la quantità e la qualità di belle persone con le quali noi abbiamo relazioni. Bene. Io ho la fortuna di avere amici come te,
amici come lui, amici come tanti amici, molti in comune, che diciamo fanno di me una delle persone più ricche diciamo del mondo. La bellezza è perché è sia bello fare bene le cose, poi ci torniamo, è la bellezza anche perché è molto bello diciamo avere belle persone. Io a un certo punto diciamo quelli come te lo chiamano claim, io, a me mi piace pensare le cose che scrivevo sui muri all'università. Comunque uno dei miei claim preferiti è: bellezza è lavoro ben fatto e l'Italia va e il mondo va. Però diciamo fermiamoci all'Italia, che in questo momento ne abbiamo bisogno, e l'Italia va. Per questo lavoro ben fatto, persone e bellezza. Frattempo iniziano ad arrivare un po' di commenti, diciamo, dopo questi primi minuti di chiacchierata. C'era Andrea, per esempio, che ha detto straconcordo, appena detto quella cosa delle persone. Ci sono un po' di persone che ti salutano nel frattempo. Katia che ti saluta. Clelia che dice: la bellezza ci salverà, salverà il mondo. Senti, è bellissimo partire con questo racconto di tuo papà e del fatto che in un certo senso lui ti ha trasmesso quello che poi dopo negli anni si è trasformato nel concetto di lavoro ben fatto. E non voglio darlo per scontato, perché magari io lo so che cos'è, però qualcuno di quelli che ci stanno guardando non lo sanno che cos'è. Ci racconti meglio che cos'è proprio il concetto di lavoro ben fatto, che poi è diventato un manifesto, che poi è diventato un libro, eccetera, eccetera. Però da dove parte tutto? Allora, spero che non vi annoiate, però io cerco di non farvi annoiare. Un'altra delle cose che diceva mio padre, che ci tengo a dire, non spiaccicava una parola di italiano, era un muratore di formazione con la quinta elementare. Io, se voi andate sul mio profilo LinkedIn oppure sul mio profilo su Nova Sole 24 Ore, le tre righe più importanti sono all'inizio. Vincenzo Moretti, figlio di Pasquale, operaio edile ed elettrico, è di Fiorentina, contadina e casalinga. Cioè, la mia fortuna sono stata la contadina e l'operaio. Allora, mio padre, una delle cose che diceva: guaglio, ragazzo, quando tu fai una cosa fatta bene, la sera, quando metti la testa sopra il cuscino, sei contento. Ora, io... diciamo, come dire, concetti semplici però profondi, perché anche qui la semplicità non è banalità. Banale è una parola, semplice è un'altra parola, e spesso dietro la semplicità, come dire, Sun Tzu, parliamo mio padre ignorante, Sun Tzu, le occasioni, se le cogli, si moltiplicano. È semplice. Sì. È semplice. Poi la ripresa Al Pacino in Ogni maledetta domenica: i centimetri, se li vedi e te li pigli, vinci la partita. Cioè, è così, è sempre una questione di centimetri, è sempre una questione di possibilità. Io queste cose qui, oltre a studiarle, perché ci tengo a dire, nel caso ci fosse anche qualche ragazzo tra quelli là, che per fare le cose che io dico, insomma, spero abbastanza semplicemente, bisogna lavorare molto. Questa è un'altra cosa che mi piace dire: senza la fatica non ci stanno risultati veri. Ok, è facile, tu vedi l'attore, quello fa 2 ore, fa le avventure, Indiana Jones, ho capito, ma quando ti tocca fare 47 volte la scena perché non viene bene o perché la star è capricciosa, tutti quegli altri là che stanno attorno alla star, oppure perché la star si fa, cioè, come dire, io ho letto un libro sui Blues Brothers scritto da uno dei due protagonisti, cioè dei guai che hanno passato per gestire quel film, perché Belushi aveva i problemi che aveva. È come dire, come è stata complicata, ma là ci stanno mari fatica.
È quella parte che non racconta mai nessuno, no? Invece quello va raccontato Edison, che non era papà, era Edison quello della lampadina, come sappiamo, ha detto che il genio è fatto del 99% di fatica e del 1% di ispirazione, perché è facile affi geni. Maradona, che era un genio, ma non faticava, ha giocato fino a 27 anni ed era un genio straordinario del suo mestiere. Michael Jordan, che era un genio, però mentre gli altri si andavano a fare la doccia, lui continuava a buttare quella maledetta palla nel canestro, ha giocato ad alto livello fino a 40 anni. Cioè, quello che fa la differenza non è un genio, è la fatica. Poi, naturalmente, quelli che hanno il genio sono, riescono ad essere Jordan. Allora, anche lì, applicando questi concetti, perché un'altra cosa che mi è cara, sono molto legata alla teoria, a tutta la teoria. In vecchiaia studio pure fisica, studio anche cose, mi accontento di capirle al 40% e al 50%, perché se studio fisica non posso capire, non sono in grado di capire al 100%. Però lo studio seriamente, con rigore, e cerco di capire, ho capito delle cose sul tempo, grazie a Rovelli, ho capito tante cose, ok? Oppure sulla matematica, sulla fisica, oltre alla filosofia, alla sociologia, alle cose per le quali sono più portati. Però contemporaneamente mi piace fare, cioè a me non mi basta pensare, io le cose ho bisogno di farle. Stamattina ho scritto una cosa dove ho scritto senza pensare non c'è fare. Stiamo facendo una cosa bellissima con dei ragazzini di quarta elementare a Follonica. Loro stanno prendendo l'abitudine a che ogni volta non possono fare niente se prima non pensano. Nella quarta A è vietato fare senza pensare, perché come dice Sennett, fare è con l'accento pensare, cioè non si può fare senza pensare, perché fai guai. Okay. Questa è un po' forse la, scusami se interrompo, però no, forse la risposta a quell'eterna lotta che c'è tra teoria e pratica, no? Nell'ultimo periodo, per qualche motivo, abbiamo dato un sacco di valore alla pratica, mettendo un pochino da parte la teoria. Forse l'equilibrio giusto è nel riuscire a bilanciare queste due cose e sapere che serve studiare e anche poi farti i calli sulle mani, no? Sì, 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 almeno la mia idea è questa. Prima ci riferivamo al nostro comune carissimo amico Javis, con Giuseppe Rivello e con Michele Groccia stiamo lavorando molto su questo concetto del rapporto allievo maestro. Cioè mi sono messa a imparare a fare la pizza. E ti assicuro, ma seriamente, no a farmi una pizza a casa. Cioè io ambisco a fare la pizza, che sono due cose diverse. A casa mia, con la faccia a faccia, soprattutto se me la mangio io, me la godo e nessuno mi può sindacare. Ma io non voglio fare questo. Io voglio fare in modo che voi arrivate a CIP, 20 amici, io vi faccio la pizza e voi dite, vici, fate una grande pizza. È un discorso totalmente diversa. E non ti puoi immaginare, non ti puoi immaginare gli aspetti teorici sul blog che sono nati sul rapporto, per esempio, tra maestro e allievo. Con Javis e Michele abbiamo costruito un progetto che si chiama Da 99 a 100 sul mio blog, su Nova, si trova sul lavoro ben fatto. Che se lì diciamo è raccontato con le immagini tutto questo processo che non ha riguardato solo me, ha riguardato pure il pizzaiolo. Michele, che è un maestro della pizza, campione mondiale della pizza, facendo questo percorso, lui a un certo punto dice: io sto capendo quello che sto imparando io, dice lui, e che per fare meglio la pizza devo uscire fuori dalla pizza. Bellissimo. Ma voi capite che vale un po' per tutti, che vale un po' per tutti i lavori. Allora, per concludere, il lavoro ben fatto che cos'è? Il lavoro ben fatto è che noi ci alziamo la mattina e facciamo bene quello che dobbiamo fare.
qualunque cosa dobbiamo fare. Come si fa? Ci si abitua, ci metto pochissimo, ci si abitua. Cioè, tu quando ti allacci le scarpe, le allacci nel modo giusto, ma non è che hai bisogno. Gli occhiali, io e te, non ce li mettiamo mai sulle orecchie così. Ce li mettiamo sempre sul naso, ma non abbiamo bisogno di pensarci, perché ci siamo abituati. Non è automatica. C'è un paio di occhiali, dato a un bambino di un anno, quello se li può mettere dove vuole. Non è automatico, ci sta un gesto. È così come, diciamo, ti abitui a allacciarti le scarpe, ti abitui a fare bene le cose. La terza cosa, perché è bello, per i motivi che dicevamo prima, perché è giusto. Pensate quando abbiamo bisogno per un ginocchio, non pensiamo alle cose gravi. Vai in ospedale e trovi il medico giusto o trovi il medico sbagliato. L'infermiere giusto o l'infermiere sbagliato. Cambia tutto. Allora, come dico nei miei speech, ok, il lavoro ben fatto degli altri è un nostro diritto, ma il lavoro ben fatto nostro è un nostro dovere. Non si scappa. L'ultima cosa è perché conviene, ed è la cosa più forte di tutti. Cioè, se tu stasera io e ti stiamo facendo questa diretta, facciamo che la facciamo sbracata, poi io non voglio sindacare come viene, perché lì c'è un altro tema di teoria bellissima, il discorso tra l'approccio e il risultato, perché il risultato può essere diverso da quello che tu ti meriti e da quello che tu ci metti, per mille ragioni, ma sull'approccio no. Cioè, se noi facciamo una trasmissione sbracata, una trasmissione senza impegno, una trasmissione dove non funziona niente, noi sempre siamo stati un'ora, sempre abbiamo perso il tempo per dire alle persone di venire a seguire la trasmissione, sempre abbiamo dovuto, e a che serve se la facciamo male? L'unico senso, l'unica convenienza è farla bene, è la stessa cosa e se cucini la pasta e patata, è la stessa cosa se si dà giusta barba. Che senso c'ha che tu domani ti aggiusta la barba e ti fai un taglio? Se te lo fai per scelta è un discorso, ma che tu te lo fai senza guardare e ti fai la barba tutta storta, lo stesso ci metti 10 minuti, lo stesso ci vogliono i forbici, lo stesso ci vogliono gli attrezzi, che te la sei fatta fare, te l'hai fatta male. Allora, che succede? Quando tu fai una cosa che la fai bene, che è bella, che è giusta, che è possibile e che conviene, pensiamoci un attimo assieme, funziona tutto meglio. Un vigile fa bene quello che deve fare e funziona meglio un traffico. Il medico, l'infermiere, quello che fa le scarpe, il grande genio, il ricercatore, ognuno. Ma pensateci anche dopo la diretta, io invito chi ci sta ascoltando, chi ci ascolterà, perché è una questione molto seria e molto precisa, cioè io sono a disposizione sempre per discuterne. Allora, se ognuno fa bene quello che deve fare, naturalmente compresi il Presidente del Consiglio, il Sindaco, tutti, funziona tutto, non c'è bisogno di nessun'altra condizione. Si possono creare naturalmente dei conflitti rispetto a degli interessi diversi, perché per fortuna in una società democratica ci possono stare esigenze, conflitti, devi decidere se devi privilegiare il povero, il ricco, quello a metà, il ceto medio, eccetera, eccetera, e questi conflitti si possono comporre in una logica cooperativa. Ma per il resto, se ognuno di noi la mattina a Napoli, a Milano, a Roma, a Firenze, a Casello in Pitera, a Secondigliano, esce e fa semplicemente bene quello che deve fare lui, molte cose funzionano meglio. Invece che succede? Quando io vado alle poste vado trovando che quello è Superman, però poi quando io faccio, aggiusto il cavo del telefono, lo voglio aggiustare piano piano perché mi devo riposare, non funziona. Quello delle poste deve essere un poco meno Superman e io devo andare un poco più veloce. Allora, questo tipo di approccio, per questo poi è una questione culturale, lo switch off o lo fai sulla cultura, e anche questo c'entra molto sul lavoro del futuro, perché altrimenti, caro Raffaele, rimangono le chiacchiere. Ma tu te li ricordi tutti quelli là che 2 mesi fa, no, 50 anni fa, come racconto io di mio padre, dicevano che cambierà tutto? Dipende. Raffaele, lasciato così, non cambia niente. Tornerà tutto tale e quale.
Non mi lasciali perdere i teorici del cambierà tutto. Cambia tutto se ci pensiamo, vedi che torniamo sempre lì, se facciamo un salto culturale, se comprendiamo che è essenziale che le cose cambiano, che non possiamo sprecare un'occasione come questa che abbiamo alle spalle per cambiare profondamente delle cose. Ma ci dobbiamo pensare su, dobbiamo ragionare come stiamo facendo stasera per te. Cioè ci sta un cambio culturale che bisogna fare, non viene automatico, perché è automatico, ognuno fa quello che facevi prima e non cambia niente. E infatti, mentre tu parlavi, la domanda che ti volevo fare era che tu in un passaggio, nel manifesto, oltre a dire conveniente, bello, eccetera, eccetera, dici anche che quello può cambiare il mondo, cioè esatto. Il lavoro ben fatto può cambiare il mondo. Certo. E tu l'hai accennato prima velocissimamente, invece voglio che scendi un po' più in dettaglio. Che significa sì. Può cambiare il mondo? E soprattutto in un momento come questo, no? Il momento particolarissimo che il mondo sta vivendo. Concretamente, come lo facciamo questo cambiamento? Già hai accennato qualcosa perché hai detto che è un cambiamento culturale. Però ognuno di noi cosa può fare per portare questo cambiamento? E non lasciarlo solo teorico, capito? Sì, sì, assolutamente, come no, ti ringrazio molto. Anche, guarda, te lo faccio vedere, ti faccio un piccolo spot, non so come fare per farlo vedere. Sì, il sottotitolo è, il titolo è Il lavoro ben fatto, che, il sottotitolo è Che cos'è, come si fa e perché può cambiare il mondo. Mi ricordo. Esattamente la domanda che hai fatto. Fammi dire un'altra cosa personale. Dopo 10 anni io ho scritto con mio figlio un altro libro a cui sono molto 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 legato, perché è associato a questa meravigliosa esperienza che ho fatto in Giappone, in questo grande centro di ricerca scienziato, premio Nobel, eccetera eccetera. In quell'occasione facemmo un libro assieme che come titolo aveva Inagapata, che diciamo è una trasfigurazione, un trucco giapponese di un modo di dire napoletano del tempo, che è una capata per dire, è una testata per dire una cosa meravigliosa. Però il sottotitolo diceva Storie di strada e di scienza da Secondigliano a Tokyo, che era, diciamo esattamente, io sono stato lì ospite un mese, ho fatto questo studio che poi naturalmente è stato pubblicato, ci abbiamo fatto un libro. Dopo 10 anni gli ho chiesto di ritornare a lavorare con me, perché ci avevo in testa che lui facesse una cosa diversa, infatti diciamo l'ha fatto, una storia fotografica di lavoro ben fatto, che è l'ultimo capitolo. Allora, perché può cambiare il mondo? Anche qui, io parlo di cose che naturalmente nel mio piccolo, nel mio piccolissimo, ok? Perché naturalmente, ma non per essere umili, non si tratta di essere umili, si tratta di essere consapevoli, ecco, un altro concetto culturale di cambiamento, ecco, se ci avessi pensato prima avrei lottato tra bellezza e consapevolezza. Consapevolezza. Perché consapevolezza è un'altra parola chiave che ci dobbiamo portare con noi. Allora, io sono più di 20 anni che ci lavoro attivamente, ok? Ho costruito un progetto che naturalmente io non porto avanti nulla da solo. Appena penso una cosa cerco di costruire piccole comunità che le portano avanti, perché io sono uno e c'ho pure un sacco di limiti. Però diciamo questo progetto si chiama Scuola di Lavoro Ben Fatto, di Tecnologia e di Consapevolezza. La sua particolarità, queste cose che dico si trovano tutte in rete e c'è tutto scritto, perché insomma c'è sto blog su Nova Verso le 24 ore sul quale racconto tutto quello che faccio, e quindi le persone possono verificare, perché ripeto, insisto, sono cose che ho già fatto, non cose che voglio fare. Praticamente ci sta un'unica metodologia e tanti contenuti diversi che noi realizziamo dalla prima elementare all'università. Dalla prima elementare all'università. Wow. Noi facciamo con contenuti diversi, cioè io non dirò mai è l'unico, io spero che non sia l'unico, non sarò mai in grado di controllare, però in cuor mio spero che ce ne siano nati 1000 migliori.
Però quello che dico e che si può verificare è che dalla prima elementare all'università l'approccio metodologico è uguale. Naturalmente i contenuti sono molto diversi. I ragazzi di 6 anni o di 21 anni che cosa imparano a fare? Imparano a fare bene le cose e imparano a usare bene gli attrezzi di lavoro. A Napoli, mi credo che ci sia dappertutto, sicuramente ci sta pure a Milano, a Firenze, a Bologna, c'è un proverbio che io adoro, che dice «Sono i fir che fanno must», sono gli attrezzi di lavoro, è la padronanza che abbiamo dei nostri strumenti di lavoro che contribuisce alla nostra maestria. Ok? Sicuramente se tu tieni 30.000 e oltre follower su YouTube, e io ce n'ho, ma non mi ricordo, insomma, ma un numero che non è manco, insomma, sotto i 1.000, ma non mi ricordo se poco sopra i 1.000 o sotto i 1.000, sicuramente è perché tu fai cose più belle di quello che faccio io. Però insieme a questo ci sta pure il fatto che tu utilizzi YouTube molto meglio di come lo utilizzo io. È facile, cioè sono tutte cose facili, easy, semplice. Ma anche qui ci sta una profondità. Se tu le cose che usi, le usi bene, i miei figli mi accusano che io sono l'uomo di Neanderthal perché sono l'unico che io sto su Facebook, Facebook è sorpassato. Sicuramente Facebook è sorpassato, ma per le cose che faccio io su Facebook, Facebook mi dà una mano incredibile. Se io in 6 anni ho fatto su un blog dove per leggere la storia più breve ci vogliono un quarto d'ora, 20 minuti, se in 6 anni ho fatto 644.000 visitatori e 380.000 utenti unici, e soprattutto perché c'è stata una comunità che moltiplica le cose che faccio da una parte. Sicuramente è una comunità che non sono ventenni, perfetto, sicuramente c'ho il problema di come diciamo raggiungere i ventenni, però quella roba lì funziona. Ora, che cosa succede? Come dicono i libri nel Talmud, sta scritto salvane uno, hai salvato l'intera umanità. Io non posso avere l'approccio, diciamo, di salvare il mondo, però ti assicuro che tra i miei studenti, tra quelli là piccoli piccoli e quelli che ho trovato all'università, ci stanno 4-5 per sua eccellenza mondiale. Cioè sono eccellenze mondiali, sono giovani e fanno cose straordinarie. Ok? Perché prima, tu tieni un metodo. Anche qui è una cosa, diciamo, quello c'è, non mi ricordo neanche come si chiama, finisco gli esami a Salerno, esco e incontro un mio ex studente, poliziotto sulla ferrovia dello Stato alla stazione di Salerno, cioè poliziotto però nella stazione, mi incontro, lo saluto, mi abbraccio, dice professore, oggi ho fatto un esame, ho pigliato 30, vi ringrazio assai. Io lo guardo e gli dico, e io prego anche chi ci ascolta, no? Non leggete queste cose alla voce, come dire, cioè io non voglio raccontare una cosa la mia, io voglio dire una cosa a voi, cioè io voglio dire a voi una cosa che per me è una cosa importante, e il valore non sta nel complimento che ha fatto a me, sta nella cosa che ha detto lui. Cioè questo ferroviere studente, quando io gli ho detto ma che cosa c'entro io che tu hai fatto un esame e hai preso 30, questo mi ha guardato, cioè, significa che tu hai studiato. Quest'uomo qui mi ha guardato e ha detto, professore, ma io studiavo pure prima, solamente che quando ho incontrato a voi ci avete dato un metodo e io dopo ho cominciato a pigliare 30 gli esami. Allora si cambia il mondo, si acquisisce un metodo. Se si capisce che nell'approccio a qualunque cosa hai, devi avere l'approccio giusto. Una persona è una persona sempre. Non è che hai solo una persona e tu no, siamo tutti e due una persona. E già questo piccolo pensiero ci mette in uno schema di relazione
che è di tipo diverso. Ti giuro che nei limiti delle mie capacità, che sono tantissimi, che sono davvero enormi, però io le cose che faccio, Raffaele, tu mi hai scritto 3 mail, come dire, e tutte e 3 volte è come se io ti avessi dato l'idea che sono ansiogeno, che mi preoccupo, che sei preoccupato, che non avevo fatto mai una diretta. No. Io ho la fortuna di farne parecchie, però ogni volta sto emozionato, cioè ogni volta c'ho una tensione, ogni volta penso che tu hai avuto la gentilezza di chiamarmi, e potevi chiamarne altri 1000, 10.000 migliori di me, e mi hai chiamato. Io devo fare qualcosa per metterci il meglio di me, perché altrimenti stanotte non dormo tranquillo. E non è una mia patologia, è una cosa di abitudine, una cosa normale che ti viene sempre e che ti fa anche scegliere. Cioè, se io una cosa non la so fare, non mi ci metto, cioè non posso fare tutto. Forse cioè, anche questo è il lavoro ben fatto, no? Esatto, capito? Sono pure un veneziano. Cioè, quando mi dicono aggiustare la persiana, io dico no, se dagli ammuta a pazzire, i soldi devono girare. Cioè, non è che tu, quelli là come mio padre, ecco, quello è il motivo pure per cui ho studiato, che sapeva fare tutto. Ma la casa nostra non nasceva una lira per l'economia circolare, territoriale. Cioè, anche quello, io lo capisco, lo sai fare, lo ami fare, fallo, ma non è un modello. Cioè, il modello è che io ho bisogno di una cosa, chiamo te che la sai fare, tu la fai bene, e non è che mi trovi nella situazione che mi aggiusti il tubo e poi il tubo scorre un'altra volta tra 3 mesi. Non funziona. Non funziona per te, non funziona per me. Su quella roba lì, diciamo, nel lavoro del futuro, noi non abbiamo spazio. Ma tu quando, cioè, ieri mi hanno parlato di posti nell'Interland napoletano dove ci stanno palazzoni con garage infiniti, con macchine da cucire che fanno roba travere, false, mezzo e mezzo, diciamo, come dire, che non finisce mai. Ma se io e te ci mettiamo a fare le borse, ma se non facciamo borse di qualità, ma quando siamo competitivi con quelli là che stanno lì? Mai. Pur se ci mettiamo io e te e facciamo morire le nostre famiglie di fame, pur di metterla a prezzo più basso, non possiamo mai essere competitivi. Se invece io e te decidiamo di fare delle borse belle, allora potremmo essere competitivi, assolutamente. Delle borse particolari, delle borse che risolvono problemi, delle borse leggere, come non sono mai state leggere. E questo, ancora una volta, vale per qualunque tipo di lavoro. Quel tipo assurdo e prepotente che è stato mio padre, lui che faceva? Metteva il pavimento, poi mi chiamava, perché gli anni sono stati rimandati mentre il periodo che faceva, forse già l'ho detto, la scuola superiore. Allora per punizione mi portava a fare il manovale con lui, non ti dico che tragedia. Quando poi lui aveva messo il pavimento con questo filo di seta di qua e di là, mi chiamava e mi diceva: metta a livello al centro, guarda la goccia, mettila a livello lì, guarda la goccia, mettila a livello lì. E ogni volta lui diceva: dove sta la goccia? Papà, al centro. Papà, al centro. Quando aveva fatto 3 o 4 volte lui a questa maledetta goccia, poi dopo pigliava e faceva sto pavimento, sta misa a mestiera. Allora, cioè, vale sempre, vale sì, se stai in sala operatoria, se fai il cardiochirurgo, se fai lo smart working, quello vero. Noi, per esempio, abbiamo una grande necessità di rimettere in discussione 2 paradigmi, così andiamo anche verso lavoro e futuro. Le 8 ore di lavoro, le 8 ore di riposo e le 8 ore di svago sono state create all'inizio della seconda rivoluzione industriale, i primi anni del Novecento. Ma noi pensiamo veramente
per certi tipi di lavoro, perché poi ci stanno lavori e lavori, situazione e situazione, ci sta chi, come te, diciamo, che fa lavoro imprenditore di se stesso, o comunque fa consulenze, cioè ci stanno lavori e lavori, però in generale parliamo del lavoro Fiat, del lavoro Trenitalia, del lavoro, diciamo, cioè noi pensiamo veramente che il paradigma di 100 anni fa può essere il paradigma di adesso? Cioè non può essere, non può essere. Il sistema si basa, anche qui, io non voglio sembrare un rivoluzionario, io voglio essere un rivoluzionario, è diverso. Rivoluzionario per le idee, non rivoluzionario per chiacchiere, per le cose che si possono fare. Allora, un uomo che si chiamava Henry Ford, che non era dolce di sale, che fece una cosa che si chiamava catena di montaggio nel 1909, che era 120 chilometri, e che ispirò Charlie Chaplin a fare un famoso min che girava nella catena di montaggio. Uno che aveva, come diremmo adesso, i peli sul cuore, ok? Quello lì che permise a Taylor, che va fatta l'organizzazione scientifica del lavoro, perdonatemi, sono un sociologo dell'organizzazione, amo moltissimo queste cose qui, aveva, con il fordismo, gli aveva dato la catena di montaggio vero per applicare questa teoria, che fine allora, lo Spill, il 157 movimento, era rimasta soprattutto una teoria. Giorgio Gaber, quando io ero ragazzo, cantava una canzone stupenda, che a un certo punto diceva: un'idea, un concetto, un'idea, finché resta un'idea è soltanto un'astrazione. Se io potessi mangiare un'idea, avrei fatto la mia rivoluzione. Bellissima. Giorgio Gaber, la canzone si chiama Un'idea. Ora, che fa quest'uomo, che non è dolce di sale? In un colpo solo diminuisce la giornata lavorativa dei suoi 130-140.000 dipendenti di 8 ore. 8 ore in una botta. E gli aumenta la paga di 15% in più. Ripeto, non stiamo parlando di una bottiglia artigiani, 10 persone, stiamo parlando della Ford. Ok, perfetto. Che cos'è? Era, come dire, erano bipolare. No, Henry Ford non era bipolare. Aveva deciso di fare la Ford modello T, che con quel claim meraviglioso si poteva scegliere di qualunque colore purché fosse nera. Ok, che è una cosa stupenda. Come dice, ho fatto la Ford T, la potete scegliere di qualunque colore purché sia nera. E aveva capito due cose: che poiché lui faceva un'auto per tutti, tutti dovevano avere la possibilità di comprarsela, e tutti dovevano avere ogni tanto il tempo per andarci in giro. Il tempo per andarci in giro ridusse la settimana lavorativa. I soldi per fare la rata per comprarsela aumentò la paga del 15%. Allora dicevo visione, cioè per me, ecco, il lavoro che nel futuro c'è, cambia, ma continua ad esserci, perché il lavoro è un coagulante sociale che non appare. Come dire, ma non abbiamo il tempo, ma io sono disponibile a un confronto a qualunque livello su questo concetto della teoria senza lavoro. Non sono d'accordo. Perché il lavoro tiene una funzione sociale che non c'ha nessuna altra cosa al mondo. La vediamo a livello primordiale nella soddisfazione dell'artigiano quando fa la sedia, quando fa il mobile, quando fa il ferro, quando fa un'altra cosa. Allora, tornando a noi, la prima cosa è che bisogna ridurre drasticamente il tempo di lavoro. Una seconda cosa è che bisogna considerare lavori cose che non siamo abituati a considerare lavoro. Per esempio, lavoro di cura, per esempio lavoro sociale, per esempio lavoro a scuola, aggiuntivo naturalmente, non sostitutivo
del discorso, diciamo, di chi insegna, di altre attività che si possono fare. Lavoro per insegnare alle persone a pensare e a fare. Ritorna l'elemento che dicevi tu all'inizio, della capacità di connettere pensare e fare, perché non c'è fare senza pensare, ma se fai, se non pensi, non puoi fare. Quindi è un rapporto di mutualità che ci sta. Ok? Facciamo un esempio. Perché anche qui, diciamo, io ho scritto anche sul cartaceo del Sole 24 Ore qualche piccola cosa che va nei dettagli, diciamo, però sta anche online. Titoli. Se noi facciamo il conto di che cosa costo io alla comunità che paga le tasse, se mi rompo un ginocchio e devo stare per un mese in una casa di cura, tra quello che pago io e quello che paga la regione e quello che paga lo Stato, andiamo a cifre per come mi trattano, che io sono, diciamo, come dire, che potrei stare, non dico in una reggia, ma potrei stare in una villa. Ok? Per esempio, ripeto, naturalmente per il tempo che abbiamo qui è cose che bisognerebbe spiegare meglio, approfondire molto meglio. Però, per esempio, perché se tu ti prendi cura di me, perché sei mio fratello più piccolo, questo lavoro qui lo devi fare gratuito? Nel momento in cui tu mi porti fuori di casa, ci sta a regione, ci stai tu che devi pagare per me che sono tuo fratello maggiore, è lo Stato, e arriviamo nel momento in cui tu dici aspettate un attimo, io ho una stanza in più, me lo tengo io per questo mese, certo. Perché non ha da essere considerata, certo, diciamo, come dire, un lavoro quella roba lì. Se io mi piglio cura di un tratto di strada, anche qui non dice ma quello ci sta lo spazzino, ma non può essere, se io decido di abbellire, non perché ogni volta viene il grande artista, che pure è meraviglioso, è stupendo, però decido di fare una call e di chiamare 1000 giovani che ridipingono quarto jar, piscine, secondigliano, tutti questi grattacieli con i murales. Perché non deve essere considerato un lavoro? Perché dobbiamo considerare plus valore soltanto quello, come dire, che produce un bene che poi è vendibile sul mercato? E non dobbiamo considerare plus valore, proprio dal punto di vista economico, anche un bene sociale, come migliorare la qualità di un quartiere, della vita, come migliorare, come recuperare evasione scolastica che nessuno ce la fa recuperare, come non fare, come evitare di fare finta che bambini di 12, 13 o ragazzi di 14 anni fanno i pusher. Perché? Allora, se noi da un lato, come dire, accorciamo il tempo, perché questa roba qui diventa necessario anche perché noi, come ci siamo scritti nel corso della giornata, abbiamo a che fare con le tecnologie, abbiamo a che fare con le macchine, che man mano necessariamente le cose più semplici, più ripetitive, più 1 e 0, 0 e 1, 0 e 1, 1 e 0, le faranno loro. Che cosa non possono fare le macchine? Cioè, le macchine devono essere programmate per fare una cosa, ma tutte le cose fuori programma hanno bisogno dell'uomo. E noi dobbiamo pensare un mondo fuori programma, con più ambiente, mi piace, con più amicizia, con più socialità, con più bellezza. E ci sta tanto da fare, ci stanno muretti da aggiornare, da aggiustare, scusate, ci stanno cataloghi di biblioteche da aggiornare, muretti da aggiustare. Primo Levi, discutendo con Filippo Rotto, gli racconto di Lorenzo, il muratore che gli ha salvato la vita a Auschwitz. Naturalmente Lorenzo sta in un campo di concentramento, come possiamo immaginare, odia i tedeschi,
odia la lingua tedesca, odia la cultura tedesca, qualunque cosa tedesca, c'ha uno che sta in un campo di concentramento, vede, forse pure un utopo tedesco, lo odia. Però, se il tedesco gli dice, nel campo di concentramento, Lorenzo, fai un muretto, Primo Levi a Filippo Roth, gli dice che Lorenzo piglia la cardarella, impasta e fa un muretto che lo tira su, bello dritto e forte. Filippo Roth, non so se mi spiego, non io, domanda a Primo Levi, dice perché, questo è un'intervista che è uscita nell'89, io ve lo dico perché è importante che tutti vi facciate l'idea che noi qui stiamo parlando di cose vere, cioè su tutte cose verificabili. Io non sto dicendo nulla dove che voi non possiate trovare la fonte dove vedere questa cosa come è stata fatta. Allora, questa cosa qui sta meno infiorita di come la sto dicendo io, però assolutamente uguale, nella sostanza identica, in un'intervista alla Stampa di Torino di Primo Levi a Filippo Roth nell'89 e nel libro Perché scrivere, pubblicato postumo, l'ultimo libro di Filippo Roth, ma non mi ricordo la casa editrice, mi sembra Rizzoli, ma non mi ricordo, comunque Filippo Roth, Perché scrivere, pigliate il libro e trovate dentro, diciamo, questa cosa qui. Quando Roth chiede a Levi e dice ma scusa, perché lo fa? Levi gli risponde, dice perché un muretto non lo fa per tedesco, lo fa per se stessa, perché per Lorenzo il muretto è l'ultima manifestazione di umanità che esiste in un posto assolutamente disumano e inconcepibile come un campo di concentramento. Allora vedi Raffaele che cos'è il lavoro ben fatto, cioè non ci stanno scuse. I bambini di Follonica lo sanno, non voglio sapere, a nonno non sta buono, a zia è stata malata, mamma, io mi organizzo, cioè io tutta la vita mia organizzo i diritti, bisogna farli valere, organizzatevi, scrivete voi sindacato, organizzatevi, fate battaglie, Rosa Parks, se non rifiutandosi di alzarsi da una sedia quando un animale è salito sull'autobus e gli ha detto alzati che tu stai nera, sei nera e non puoi stare seduta, quella stava talmente uccisa dopo una giornata di lavoro, non l'ha fatta neanche per ideologia, ha detto non m'alzo perché non ce la faccio. Da lì è nato un movimento dei diritti civili degli afroamericani, quindi ribellatevi quando i vostri diritti non sono diciamo, come dire, rispettati, ok? Però non è una scusa. No, scusami, fammi dire questo, se no non finisce, questo è importante. Però non è una scusa. Perché uno se ne può andare, può lottare per cambiare, può come dico a volte ai miei studenti, cerca una cosa migliore, valuta se può stare senza fare niente prima di fare questa cosa migliore. Ma se non c'hai la cosa migliore e non puoi stare senza fare niente prima della cosa migliore e l'unica cosa che puoi fare è quella, la devi fare bene, cioè non esiste il sabotaggio, è un fatto politico, non è un fatto individuale, non è io lavo la tazza, non la lavo bene, ho fatto un sabotaggio perché il padrone del bar non mi paga, non esiste, io ho creato un problema a quello che beve nella tazza, che è venuto lì e che mantiene al padrone del bar, sicuramente che sicuramente non è una grande persona, però pure a me che ci lavora. Allora se tu puoi trovare un bar dove ti pagano meglio, te lo trovi. Se non lo puoi trovare, puoi stare senza fare niente fino a quando lo trovi, lo fai. Se devi stare per forza là, mi devi far piacere che le tazze le devi lavare bene e il caffè lo devi fare bene. Non tieni scusa. Questo è quello che penso io. E questo, se noi lo adottiamo, poiché si può fare, tu giura, se lo faccio io, può fare chiunque.
Cioè io dove non ci arrivo non metto mano, però si può fare, non mi manco niente, faccio una vita felice, stasera sto cacutte, sto contento, cioè non ci sta problema, però si può fare, però dobbiamo decidere che lo facciamo. Poi nel mentre lo facciamo, come dire, facciamo le lotte insieme a Greta per l'ambiente, però siamo in manifestazione con Greta per l'ambiente e appena si superano i 26 gradi, si appicciano, si accendono, scusatemi, ogni tanto mi faccio pigliare dalla mia lingua madre, si accendono i condizionatori a palla, statevi a casa vostra, non andate a fare le manifestazioni con Greta, per piacere, statevi alle vostre case, perché dovete sapere che comunque ci vogliono dei comportamenti coerenti che non si risolvono facendo la manifestazione con Greta, con me, o con Raffaele, o con un altro. Non si risolvono. Cioè, perché rimangono là. La camorra rimane là, le mafie rimangono là, il lavoro nero rimangono lì, ci vogliono atti concreti. Cioè, ognuno si attiva per fare quello che deve fare, può fare lui, non per salvare il mondo. Come dico ai miei studenti, il mondo non l'ha salvato Gesù Cristo, non l'ha salvato Marx, non lo posso salvare io, però il mondo può cambiare e quello che io posso fare è cominciare a cambiare io e mettere in moto un processo. E vi dico che ho 65 anni, diciamo, come vi ho detto, ho cominciato che 12 anni a pensarci, però sono 25 anni che ci lavoro serio, ho faticato in una maniera incredibile. Ho avuto dolori come tutti li hanno nella vita, ho subito ingiustizie come tutti le subiamo nella vita, però io ho fatto una vita felice, cioè ho fatto una vita felice perché io ho fatto cose che uno di secondigliano non poteva mai fare, tipo andare in Giappone e parlare con il premio Nobel della chimica. C'è uno laureato in sociologia che aveva parlato con papà, sociologia, che bufa, si rimane disoccupata, cioè che a un certo punto cammina per il Riga in un posto dove al tempo lavoravano 5-6 mila scienziati e ricercatori, io e lui che mi saluto, camminiamo, l'ho intervisto nel suo studio, esce un'intervista in una pagina, su Sole 24 Ore cartaceo, cioè una cosa incredibile, ma quella è una di quelle, sono state ricevute in forma ufficiale per vari motivi da 3 presidenti della Repubblica. Ho amici tra grandi filosofi, grandi economisti, tendo persone come Raffaele e come tanti altri che mi vogliono bene. Cioè, che vi devo dire? Naturalmente questa roba qui non è gratuita, cioè questa roba qui è perché tu tieni una credibilità. Ma tu tieni una credibilità perché non sei un predatore, tu sei un coabitante di questo mondo, perché a fare il predatore ci riesci una volta, ma un'altra volta Raffaele non ti chiama, cioè, perché non è che sta là per essere predato da me, sta lì per creare uno scambio, per rafforzare una relazione, per fare in modo che io porto valore a lui e lui porta valore a me, e questa crescita di valore ci fa tornare a Sun Tzu. Noi abbiamo un'opportunità, la cogliamo e la moltiplichiamo. Stanno arrivando una valanga di complimenti, Vincenzo. Te ne metto qualcuno, giusto? Ciro dice: questi sono concetti da capire, assimilare, insegnare e tramandare. Aurora dice: quanta saggezza, assolutamente d'accordo. Alessandro dice: grazie per avermi fatto conoscere Vincenzo. Chiara dice: parole belle di principio, complimenti. Veramente ce ne sono un mare, e poi tra l'altro ce ne sono un paio molto belli sul passaggio dove tu dicevi di arrivare ai giovani. Katia dice: ci sono le mamme che ti fanno conoscere i figli. E anche Giovanni dice una cosa simile, perché dice: è compito da nostro genitore farti conoscere. E racconta che ha letto il tuo manifesto insieme a suo figlio, ogni tanto lo commentano insieme. Ti voglio fare un'altra domanda. Io mi ricordo che nel manifesto c'è scritto questa cosa bellissima che mi sono segnato, dove tu dici l'importanza di tenere insieme la testa, le mani e il cuore. Me la spieghi meglio che significa tenere insieme testa, le mani e il cuore? Castel San Giorgio,
Possiamo dire che è un posto che tu conosci, Raffaele, stesso sì, un paesino in provincia di Salerno. Sì, in sì. Provincia di Salerno, ok. Conosco un ebanista che è morto alla bella età, anche se le persone come lui non hanno età. È morto alla bella età di 97 anni e mezzo, il primo maggio di quest'anno, quindi qualche giorno fa. Si chiamava Mastro Antonio Zambrano. Colgo subito, diciamo, la nobiltà e la grandezza dell'uomo. Lui è uno di quelli, con un giovane regista, Alessio Strazzullo, abbiamo fatto un film documentario che si chiama La tela e il ciliegio, si può vedere gratuitamente su YouTube, assolutamente da non perdere. E lui a un certo punto dice che gli attrezzi di lavoro si ricostruisce da lui, da solo, perché sono più precisi. Professore, perché sono più precisi. Alessio è il direttore della fotografia. Per mettersi spiritualmente al suo livello, costruiscono con le loro mani una camera dolly, quella che io chiamo una specie di carruaccio, cioè di una cosa con le ruote per far camminare la camera da presa, la camera dolly. Loro se la costruiscono con le loro mani. Questo qui, un giorno, nel corso di una delle nostre conversazioni, guardate, uno che aveva più di 90 anni, lo vado a trovare a gennaio e mi dice: «Professore, ho litigato con mia moglie perché il primo gennaio a Capodanno sono sceso nella falegnameria». Allora io gli dico: «Ma stando, ma vostra moglie probabilmente ha ragione. Il primo dell'anno vuole che vi mettete un bel vestito, dai un bel vestito, uscite, vi fate una camminata per il paese. Cioè non è che potete stare sempre nella falegnameria». Lui mi guarda e fa: «Professore, ma io poi il pomeriggio a mia moglie ce l'ho portata a fare la passeggiata. Ma se io non scendo nella falegnameria, io muoio». Ok? Allora, un personaggio così, un giorno mi regala questa cosa. Mi dice: «Guardate che io, prima di questo libro qui sul lavoro ben fatto, che mi piacerebbe, diciamo, molto che lo cercaste su Amazon, l'ho definito il libro di una vita. È difficile che ne riesca a fare, diciamo, come dire, un altro così, perché ci stanno tre generazioni. Perché volevo parlare di mio padre, ho coinvolto mio figlio. È venuto fuori una cosa che ci stanno tre generazioni di Moretti. Io comincio a 65 anni, comincio ad essere un'età delicata». E questo qui, cioè, avevo fatto un libro che l'ho chiamato proprio così, Testa, Mani e Cuore, uscito per l'EDS, che praticamente mi dice: «Professor, nel lavoro tutto è facile e niente è facile, è questione di applicazione. Dove tenete le mani dovete tenere la testa, e dove tenete la testa dovete tenere il cuore». Cioè, mio padre c'aveva la quinta elementare, questo qui c'aveva la seconda elementare, ok? Perché, ripeto, pure a me piace Sun Tzu, cioè, voglio dire, sono uno che studia tanto, 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 sono un seguace di Watid, che ha scritto che i processi di apprendimento, e questo pure quando eri giovane, non solo mo che ho 65 anni, i processi di apprendimento sono una straordinaria modalità di eccitazione. Cioè, quando leggo una cosa bella, va come manicomia. Ok? Quindi sono assolutamente a favore dello studio e della lettura. Però, detto questo, la cultura, quella lì grossa, quella lì importante, si trova pure in un ebanista la seconda elementare, in un muratore con la quinta elementare, in un magliaro senza scuola. Cesare Pavese, La luna e falò, a un certo punto Anguilla ricorda Nuto che gli ripeteva sempre
che l'ignorante non si conosce mica dal lavoro che fa, ma da come lo fa. Ma guardate com'è bella questa cosa, che l'ignorante non si conosce dal lavoro che fa. Non è caso tu sei un ingegnere, c'è l'ingegnere che ha costruito un posto, un ponte, l'ingegnere, l'architetto, ma chiunque questo sia, come dire, il Genova che è caduto, non è un genio. C'è la persona ignorante, non si capisce dal lavoro che fa, ma da come lo fa. E allora ci stanno gli ingegneri colti, i muratori colti, i falegnami ignoranti e i medici ignoranti. Ma vedete che questa cosa qui cambia completamente il paradigma, perché la domanda non è più che fai, la domanda è come lo fai. Bellissimo. Sulle monde, all'inizio del cellulare, quando il cellulare, vabbè, voi non vi ricordate, ma insomma era quasi un armadio, un'armadietta che dovevi portare appresso, scrisse un articolo, uscì un articolo, il giornalista naturalmente non me lo ricordo, non mi ricordo neanche i nomi dei figli miei, e disse che con l'avvento della telefonia cellulare la domanda non era più come stai, ma era dove stai, pronto, dove stai. Non più pronto, come stai. Con il telefono a casa la domanda era pronto, come stai. Con il cellulare diventa pronto, dove stai. E naturalmente cambia il paradigma. Cioè tra dove stai e come stai cambia il paradigma. E tra che fai e come lo fai cambia il paradigma. Il mondo, Raffaele, lo cambiamo e lo possiamo cambiare se quando incontriamo i nostri amici, noi oppure vogliamo, come dire, conoscere una persona, non diciamo tu, solo tu che fai, ma chiediamo, ma come lo fai? Come lo fa il medico? Come lo fa il falegname? Come lo fa l'idraulico? Come lo fa l'ingegnere? Cambia tutto. Dovremmo iniziare a farla veramente questa domanda. No, è bello, come lo fai è bella. Se tu mi aiuti, se gli amici ci aiutano, guardate che uno dei miei io quando ho visto questa storia di tutte, lo so, perché lo so che, come dire, quanto sei seguito, però tutti questi fatti, io ho detto, mamma mia, questa è un'occasione bellissima, perché se ognuno di voi questa roba qui ci mette un poco del suo, ma non raccontate quello che dico io, raccontate quello che fate voi, che è più potente, quello che ha fatto vostro padre, quello che ha fatto vostro nonno, e ribadite che si può fare, ma perché ci stanno dei posti nel Salernitano dove c'era scritto, fuori ne avevamo parlato quando ci siamo imbrondati a Milano, c'era scritto, ciò che va quasi bene non va bene, pane e lavoro, ma erano gli stagnini, erano i falegnami. Non era una cosa di management, ma voi la sapete che quando io racconto questa cosa qui ai manager vanno manicomi. Ciò che va quasi bene non va bene, è una cosa mondiale. Ciò che va quasi bene non va bene. Ma perché uno stagnino lo doveva tenere scritto fuori a una bottega e noi non lo potremmo fare? Poi il risultato è un'altra cosa, ma nell'approccio no. Voi potete ridere quando volete voi, ma io quando ho scritto questo libro ho cercato di scrivere un libro più bello del mondo. Ma perché devo scrivere il secondo, il terzo, il quarto? Perché? Naturalmente il risultato sarà il miliardesimo. Quando ci stanno un miliardo di scrittori, io sono un miliardo e uno, ma non ci posso fare nulla. Ma questo riguarda il risultato, riguarda le mie capacità, riguarda i mezzi che ho avuto. Ma io non mi posso mettere a scrivere un libro per arrivare secondo, perché non ha senso. L'unico senso che c'ha nell'approccio è essere il migliore. Nel risultato posso essere pure il miliardesimo, poi io mi miglioro, è il mio limite. Quello che faccio dopo arriva a 999.999.000. Sono progredito, ok? Ma nell'approccio no,
o scrivo il libro più bello del mondo, o non scrivo, perché non ha senso scrivere il secondo nell'approccio. Nel risultato può essere un miliardesimo. Guardate, è semplice, ma cambia. E il mondo cambia. Vincenzo, io ho i brividi, ti dico la verità. Sta cosa che hai detto poi del primo e di scrivere per essere il primo è una cosa che condivido, è potentissima. Guarda, ti dico, ti leggo alcuni commenti perché non... Cioè io mi commuovo se continuo a leggere. Ma poi li posso rileggere pure io questi commenti? Ah, voglio, certo, vai sotto il video YouTube, sotto il video Facebook. Amanda che dice intervista fantastica, ho imparato tantissimo. Andrea che dice... Non me ne vogliono gli altri ospiti, ma Vincenzo sei l'intervista più straordinaria che abbia finito fino ad oggi. Stanotte vado a dormire felice. Ascolta, io penso che tu dici, ti conosco, siamo amici, e quindi so quando sei sincero. Però guardate che tengo un'età, come una chiagnere, veramente non è un bello spettacolo, perché quando mi vengono le lacrime già sono brutte e mi faccio ancora più brutto. Quindi fermati non, con questa non te ne leggo più, non te ne leggo, esatto, più, non te ne leggo più. Faccio l'ultima muovo. Domanda e ci salutiamo. Sì, è un'ora e un quarto che stiamo parlando, sta volando il tempo, sta volando, potremmo fare un'altra ora qua. Se vuoi te ne faccio un'altra e chiudiamo, altrimenti ti lascio andare, come preferisci. No, io molto volentieri. Okay. Io sto qui, allora, tutto il tempo. Noi chiudiamo queste chiacchierate con tre domande un po' più leggere, per salutarci. Sì. Come no, faccio vai. Queste qua, alleggeriamo un pochino. Allora, che libro stai leggendo in questo momento? Diversi, più in una fase di rilettura. Sto rileggendo quello sulla leadership adattiva, che diciamo è un tema che mi interessa, molto. Dopo lo segnalo. Dopo te lo segno nei commenti, okay, però okay, così dopo lo il lascio... titolo è proprio la leadership adattiva, l'ha curato un mio amico, però come ti dicevo, con i nomi, diciamo, come dire, è una cosa incredibile. Un altro libro che, diciamo, ho lasciato da poco è stato I dialoghi, pure quello l'avevo già letto, ma il carteggio tra Jung e Pauli, che ci sta un numero che a me mi ricorda l'autobus quando stavo a Secondigliano per andare a Piazza Dante, il 137. C'è questo numero 137 che sembra che è un numero su quale dei grandi matematici sono andati, diciamo, al manicomio, ma gente seria, importante, perché cominciano a ragionare, perché sembra che questo 137 sia al centro di un mare di cose e di possibilità. E in questo libro, perché a un certo punto Pauli, il premio Nobel per la fisica, diciamo, è dovuto andare in terapia da Jung, e poi a sua volta Jung si interessava alla fisica, aveva scritto questa magnifica, diciamo, introduzione all'I Ching, ecco, un altro libro stupendo è l'I Ching, e quello per esempio è uno di quei libri dove, come ti dicevo, acchiappo il 50%, va, insomma, nei giorni di festa, però non mi interessa perché poi lo rileggo e passo al 55%. Una cosa molto bella che mi è stata detta, l'ho ripresa anche nel libro, da un mio amico artigiano, è questo senso del limite. Il limite non è fisso, si muove con noi. Il senso più profondo della nostra vita è questo nostro rapporto con il limite. Un poco conoscerlo e un poco spostarlo in avanti. Quando ci sei arrivato, spostarlo in un altro... E in questo movimento tra noi e il limite c'è, diciamo, il senso più profondo della nostra vita. Bello. Vai, ti faccio la seconda, sempre di queste qua, diciamo, live, sì, di chiusura. Sì. Qual è l'acquisto più utile che hai fatto recentemente? Vabbè, questa... Qualsiasi cosa ti viene in mente. Questa non vale, ho bisogno di pensarci, anche perché le cose... Ti faccio la terza, se vuoi pensare alla seconda. Sì, fammi la terza, sì. La no, terza però voglio dire perché insomma, sì. In questo mio
diciamo, autismo strisciante. Sostanzialmente gli acquisti, o li fa Cinzia, che è la mia compagna, dico vorrei comprare questa cosa, oppure li fa Luca, che è mio figlio e coautore del libro, uno dei miei figli. Questo fatto che non sono autonomo con il meccanismo dell'acquisto, certe volte, poi ci hai messo questo concetto di utilità che a me mi fa pensare comunque sembra un libro. Capito? Un libro, assolutamente. Allora uscita un libro. Qual è? Ma non me lo ricordo l'ultimo che ho comprato, però è un libro. Ti faccio la terza. La terza è questa è bella per chiudere. Se tu potessi avere un solo superpotere, quale vorresti e perché? Sì, questa è molto molto bella. Se io diciamo potessi avere un superpotere, non riesco a pensarlo in astratto, il superpotere è legato al mio sogno più grande. Vai. Quella lì di aprire una scuola dove poter insegnare alle persone non materie, no, niente di tutta questa roba qua, di poter insegnare a pensare e a risolvere problemi. Il mio superpotere potrebbe, perché ce l'ho, ho persino il titolo, ho la struttura, ho tutto, ho il programma per una settimana che cosa bisogna fare, ho il formato due giorni, il formato settimana, la summer school. Vorrei avere il potere di farlo e sto lavorando per farlo, però ci vogliono anche dei soldi, che come ho detto all'inizio è una delle cose con le quali non vado molto d'accordo, però prima o dopo, insomma, stiamo unendo delle forze. Però è il superpotere, la cosa di cui noi più avremo bisogno nel lavoro, nella vita del futuro, è la capacità di pensare. Tu pensa una cosa, io vi voglio, avrei desiderio di lasciarvi così. Da un lato, i signori degli algoritmi, i signori delle blockchain, i signori dell'intelligenza artificiale, i signori di tutta questa roba qui. Dall'altro lato, noi che abbiamo una capacità di attenzione di 8 secondi, che è un secondo in meno del pesciolino rosso. Ora, poiché io, come dire, sono a favore, faccio il tifo per noi umani, in un rapporto, diciamo, però di cioè non mi piace Matrix, non mi piace manco Zion, ok? Mi piace un mondo in cui gli uomini e le macchine possono aiutarsi a vicenda, ma un mondo così, per esistere, ha bisogno che noi pensiamo. Se noi lo abbiamo visto persino in quest'ultima fase con il Covid, le persone che sono riuscite a pensare con la propria testa, per me, e naturalmente possono anche cancellare tutti i commenti entusiastici che hanno scritto, quando tutti quanti dicevano esclusivamente state a casa, senza dire mai nel frattempo che cosa succedeva mentre noi stavamo a casa, è cominciata una cosa che tu, cioè non ho potuto a un certo punto parlare neanche più con i miei figli. Cioè io sono stato 2 mesi lontano dai miei figli, a un certo punto ci sono stato per 3 giorni che non mi sono collegato più neanche con questa modalità. Non li ho voluti sentire, perché mi avevano detto che loro avevano deciso che solo gli scienziati potevano parlare. In una società in cui parlano solo gli scienziati e non parlano i cittadini, è una società morta, che non tiene futuro. Una società ha bisogno in ogni circostanza di un dibattito pubblico e di cittadini consapevoli che fanno domande e che naturalmente ascoltano, non che fanno i medici o fanno gli scienziati, ma che fanno domande e ascoltano. Noi non abbiamo fatto più nessuna domanda, ci siamo fatti annientare dalla paura, dal terrore. Abbiamo rinunciato senza fare domande. Io ogni volta che scrivevo una cosa precisavo, fermo restando, non sono mai uscito di casa. Cioè io quando ci sta una regola, io rispetto,
o la cambio, se non la posso cambiare la rispetto, vedete, torniamo sempre al lavoro ben fatto. Non è che se uscite, io pure stamattina sono uscito e mi sono messo la mascherina. Le regole sul regolo, sempre. Però ho provato a dire, ok, io non mi muovo, però che succede mentre noi stiamo a casa? Noi che cosa stiamo facendo? Noi ci siamo fatti annientare dalla paura. E vedete, ad annientarci con la paura può essere il Covid, ma può essere pure altre cose. Ci possono stare tante cose che ci possono annientare con la paura. C'è un regime autoritario, ma questo, ripeto, senza fare complottismo, senza fare, per riportarlo a una cosa di leggerezza e di possibilità. Il senso è che c'è una, ecco, lasciamoci così, è proprio bella. Bertolt Brecht, una poesia che si chiama Il generale, ma non mi ricordo, però più o meno. Generale, il tuo carro armato è potente, però ha un difetto, si può rompere. Generale, il tuo aeroplano è potentissimo, però c'ha un difetto, ha bisogno di un'aviatura. Generale, il tuo soldato può uccidere, può fare questo e quella, però c'ha un difetto, può pensare. Raffaele, io propongo di chiuderla così, perché è la parte migliore del concetto positivo che volevo dire. Noi non dobbiamo mai perdere il difetto di pensare. Bertolt Brecht, generale, l'ultima storia, strofa, dice: il soldato c'ha un difetto, può pensare. Io voglio fare la scuola per non perdere mai il difetto, in nessuna circostanza, di pensare, perché ne avremo bisogno con i signori, con le macchine, con i Covid e con il futuro. Abbiamo bisogno di pensare. Ti voglio un sacco bene, Raffaele, già dopo, cioè, prima, io non devo immaginare adesso. Io non so... Cioè, grazie assai. Io non so cosa dire, è stata una chiacchierata spettacolare. Ci sono tanti quei commenti sotto, me. Tu parlavi, prima non te li volevi far leggere, ne dico un paio, sì, e sì, ci salutiamo. Vai. Chiara che dice: ho la pelle d'oca dopo questa live. Katia che dice... quella del limite, quando ho detto prima, è una vera perla. E poi forse c'è questa qua che, diciamo, rappresenta in pieno la cosa, dice: la meraviglia di questo video è dimostrata dal fatto che quel chiacchierone di Raffaele non è mai stato così silenzioso durante un'intervista. E penso che questa ci possiamo salutare. Vince, sei stato grande, buona serata. Ti ringrazio assai. Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie. Sei stato veramente super. Buona serata, bocca a tutto per tutto.